Ed è partita questa terza batteria, allora andiamole a vedere queste squadre dell'americana allieve 3000 metri della squadra di Rovigo che si porta in testa. Entrano in zona cambio, c'è stata una caduta per un atleta della Senigallia. Eliminata la squadra di Senigallia, quindi 1-0-1 fermarsi, cambio in regolare, mentre Rovigo si è portato in testa con la squadra della dilettantistica padernese, poi Menzano e poi cambio per tutti, per la sportiva Bellusco al quarto posto a questo momento. Sotto bene, sotto! Padernese, Menzana, Bellusco. Eccole nuovamente in zona cambio. Sotto Ida! Cambiano tutte e quattro le squadre rimaste in gara. Con la società del Rovigo ancora in testa. Ma sono tutte lì vicine, quando passeranno il contagiri sarà a meno 10. Ed è ora la squadra della Padernese che si è portata in testa, della contestica Padernese, poi Rovigo, poi Menzana, entra in zona cambio. Cambiano tutte e quattro le squadre, Padernese, Rovigo, Menzana, Bellusco. Eccole nuovamente in zona cambio. Cambi regolari per tutte le squadre. Al passaggio a contagiri a meno 7. Ed è ora la Menzana che si è portata in testa. Sotto Asia! Eccole nuovamente in zona cambio. Menzana, Rovigo, Padernese, poi Bellusco. Eccole ancora, zona cambio, vanno a cercarsi, attenzione, riescono a trovarsi tutte, ed è il passaggio di meno 5, ed è Rovigo in testa con Menzana dietro, poi la Padernese, zona cambio, e meno 4, Rovigo, Siena, dilettantistica Padernese, poi polisportiva Bellusco. Ed eccole ora in zona cambio, cominciano ora gli ultimi giri. Ed è allora Rovigo eliminata per cambio irregolare. Ed è Siena, dilettantistica Padernese, Menzana, dilettantistica Padernese, poi arriva ora il cambio di Bellusco. Via, via, Ida, dai, dai! Al passaggio, ultimo giro, ed è la squadra della Menzana in testa, poi dilettantistica Padernese, ora arriva il cambio per il Bellusco. E vanno a chiudere 4 minuti 40 il tempo dell'atleta della squadra della Menzana, poi arrivano le altre.